Allora ragazzi, puntata interessante, dodicesima parte di lezione di Gostanter. Parliamo in questo video della componente quantistica. Sapete che la scienza è andata avanti, ci sono dei nuovi risultati eccellenti sulla meccanica quantistica, sui quanti, sui tachioni, su tante altre cose. Io se devo, ho fatto parecchi esperimenti di fisica, sia quantistica che elettromagnetica che altri tipi di esperimenti. E sono riuscito a costruire pian piano, nel passare degli anni, un acceleratore di campo elettromagnetico. Quindi non stiamo accelerando l'elettrone, il protone o il fotone, ma stiamo accelerando il campo elettromagnetico ambientale o quello terrestre, se passa nel punto dove noi intendiamo interagire. Che succede? Se noi costruiamo una bobina, acceleriamo dentro questa bobina la velocità della corrente da 300.000 km al secondo, la portiamo sui 350.000, abbiamo accelerato il campo elettromagnetico all'interno di questa bobina. Che succede? Che dentro questo piccolo tunnel che si viene a creare c'è un congiungimento tra la dimensione nostra e quella astrale. Praticamente si riesce a raggiungere la dimensione astrale invece che facendo un viaggio notturno OBE, out of body experience, ci andiamo a visitare la dimensione astrale semplicemente sincronizzando la frequenza del nostro universo, che è 300.000 km al secondo, con quella astrale che è un po' più alta. Quindi con questo acceleratore di campo elettromagnetico, con questo sistema quantistico, riusciamo ad unire la nostra dimensione con quella astrale e cercare di, come si dice, amalgamarsi con l'altra dimensione. Lo faccio di solito con due telecamere. Una telecamera inquadra la dimensione astrale aperta dal campo elettromagnetico accelerato. L'altra telecamera inquadra la dimensione nostra. Sovrappongo le due cose e riesco a fare un'indagine paranormale in un ambiente quantistico astrale, semplicemente stando da quest'altra parte. Quindi mi proietto quantisticamente nella dimensione astrale, rimanendo però dentro la mia, quindi non è nemmeno pericoloso. Lì, arrivato dentro la dimensione astrale di un ambiente magari infestato dove ci potrebbero essere delle presenze, posso interrogarli, parlare con loro come se fossi vicino a loro, nel vero senso della parola, come se fossi attaccato alla loro dimensione, anche se rimango nella mia. Tutto questo è il beneficio dello studio che hanno portato avanti e delle scoperte che sono state fatte in quantistica. Tutte le particelle sono unite fra di loro, ma sono diverse di frequenza. E comunque è un esperimento interessante da farsi, logico, con parecchia attrezzatura. Noi qualcuna delle ultime indagini paranormali virtuali l'abbiamo fatta con questo sistema, con la connessione quantistica tra il nostro studio GRP, qui dove mi trovo in questo momento, collegato con un ambiente in modalità quantistica. Quindi abbiamo acceso un acceleratore di campo elettromagnetico che ce l'ho qui sopra, abbiamo aperto un tunnel e abbiamo collegato le due telecamere, una che inquadra la stanza astrale e una che inquadra la nostra stanza dove siamo noi. È un sistema moderno, è un sistema un po' complicato, certo, se non siete un po' masticate parecchio la fisica, la quantistica e non masticate nemmeno l'elettronica, l'informatica e i computer, siete un po' messi male. Io sono anni che faccio esperimenti di fisica e di elettronica, quindi mi sono trovato abbastanza bene perché c'ho dietro un'esperienza. Bene, vi ho parlato della componente quantistica da usarsi in alcuni tipi di indagini per collegare la nostra dimensione alla dimensione astrale. Vi saluto ragazzi, un abbraccio grande da Stefano e tutto il gruppo GRP.